tutti e a tutte, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un video che sta andando super di moda in quest'ultimo periodo, ovvero il famosissimo video sui pregiudizi, insomma, che le persone possono avere su di voi. Oh, non lo so, sono stata sempre molto curiosa di sapere cosa le persone pensano di me in maniera, diciamo, nascosta, le cose che non mi vengono dette, ecco. Io ho appunto chiesto su Instagram di rispondere a questo quesito, ovvero cosa pensi di me. Sono messa in postazione molto comoda, ho i pantaloni di pigiama sotto, non si vedono, vabbè, e appunto stavo leggendo in questo momento le domande, tutte le cose che mi avete scritto su Instagram. Questo è il mio profilo Instagram dove vi faccio tutti questi sondaggi, domande, eccetera. Quindi se siete interessate, seguitemi lì, insomma. Sono veramente tante e non so neanche io da dove cominciare, quindi andrò un po' random. Cerco di leggerne il più possibile in assoluto, dalle prime che mi sono state fatte in su. Non leggerò i vostri nomi per privacy. Prima affermazione dice: penso che sei una ragazza molto organizzata che riesce a trovare tempo per fare tutto. Vero, sia vero. Sì, sono una persona molto molto organizzata, io senza la mia agenda non vivo, sono molto metodica e no, non sempre riesco a trovare tempo per fare tutto, anzi, molto spesso proprio ci sto male perché vorrei fare tante cose più di quelle che faccio. Sei una ragazza molto determinata, qua ci ripetiamo, e ottimista. Ho letto questa affermazione per l'ottimismo, diciamo. Sì, sono tendenzialmente molto ottimista, più che altro sono, diciamo, realista. Cioè, se una cosa capisco che è alla mia portata, allora sono sicura di riuscirci, o comunque sono ottimista, cioè penso, tranquilla, Mati, ce la fai. Se invece vedo che è un'attività un po' impegnativa, sfocio un po' nel pessimismo, ma credo sia normale. Un po' particolare: sei molto fragile nelle relazioni e ci stai male facilmente. Non saprei dirvi se è vero o falso. Tendenzialmente direi vero, nel senso che non è che io sia fragile, semplicemente io mi apro molto alle persone che reputo importanti, no? O comunque con le quali reputo che sia importante aprirsi. E sì, a volte magari non mi aspetto che accadano certe cose, che vengano usate determinate parole e ci rimugino molto, cioè penso molto alle cose che mi vengono dette. Ti piace il rischio? Assolutamente falso. Questo non è assolutamente vero, smentisco. Odio rischiare, odio vivere con l'ansia e sono molto abitudinaria, molto metodica, e per me il rischio è una cosa che mi manda proprio fuori di testa. Studiosa, sensibile, ordinata, vero, e che ha cura per il proprio corpo, falso. Non ho assolutamente cura del mio corpo, a livello, diciamo, estetico. Non so in che senso tu lo intendessi, però diciamo così, se per cura del proprio corpo intendiamo, non so, mantenere una pelle sana mettendoci creme eccetera, no, non ho per niente cura del mio corpo, non ho cura dei miei capelli, cioè a livello invece, diciamo, di forma fisica, sì, ho molta cura del mio corpo, nel senso che ci tengo ad essere come vorrei. È una ragazza molto indipendente e sceglie accuratamente le amicizie, vero. Molto spesso mi viene detto che, appunto, diciamo, tendo a fare amicizia molto facilmente, verissimo. Però fare amicizia non vuol dire che tu diventi mio amico, vuol dire che tu diventi mio conoscente. E da conoscente ad amico per me c'è un abisso, ma un abisso enorme. Sì, sono rare le persone che sono veramente mie amiche o amici. Sì, ho più che altro molti conoscenti. Ti piace stare sola? No,
Diciamo che è un vero ma anche falso, nel senso che io sto molto bene da sola, fino a un certo punto, cioè non potrei stare una settimana da sola, ad esempio. Però se uno mi dice, ad esempio, cosa fai oggi pomeriggio e io non ho nessun tipo di piano, esco volentieri, vado, mi butto. Però sto anche molto volentieri per i miei cavoli, in casa, al PC, molto spesso prendo ed esco da sola, cioè proprio vado a fare shopping da sola apposta, ho bisogno ogni tanto di stare con me stessa. Solare, motivata e sincera con chi ti sta intorno, vero, vero e vero. Mi conoscete da Dio e non so come, aiuto. Sì. Verissimo, tutte e tre le cose. Capisco veramente una amara verità piuttosto che una bugia, perché non porta a niente. Sei altruista? Boh, dovremmo chiedere alle persone che mi stanno vicino. Io credo di sì. Sono sempre molto aperta, molto sì, ti aiuto, vengo, facciamo, andiamo, ti porto. Poi è chiaro che anche io ho necessità poi di avere qualcuno accanto a me che mi dia attenzioni. Però tendenzialmente sono abbastanza altruista, secondo me. Domandona del secolo. La leggo perché tanto mi è stata fatta ripetutamente. Penso che tu abbia un nuovo ragazzo. Risposta? No. Non attualmente. Un po' perfettina, vero, verissimo. Sono molto perfettina, troppo. Penso sia un mio difetto. Sei molto sicura di te. E ti piaci? Sì, mi piaccio attualmente. Ho passato dei periodi in cui no. Io intendo mi piaccio sugli aspetti. Sempre il discorso è sempre quello. Mi piaccio sugli aspetti che io posso cambiare. Non dirò mai che mi piace il mio naso. Però finché non faccio una rinoplastica le cose non cambieranno. Quindi consiglio spassionato che do anche a voi, concentratevi sulle cose che potete cambiare. Quindi al momento sì, mi piaccio e mi piaccio sui lati estetici del mio corpo che ho modificato. Un po' libertina. Falso. Una foto, un video o un Instagram Stories non potrà mai riflettere la persona com'è nella realtà. Nel senso che ci sono magari persone che mettono foto nude o tipo in mutande e reggiseno e poi sono le persone più caste di questo mondo. Ci sono persone che mettono foto col maglione, jeans, sciarpona e che magari la vanno a dare in giro a cani e porci, tipo uno ogni sera. Ecco, no, in questo caso mi dispiace, ma è falsa la tua assunzione. Sei molto decisa su cosa vuoi, vero? Diretta e schietta, vero? Sei poco gelosa in amore? Se vedo che posso avere fiducia nell'altra persona, sì, se no divento gelosa. Sei più razionale che sentimentale. Ahimè, è vero. Tieni tanto all'aspetto fisico e al mangiare sano, vero? Ma non sempre ci riesco. Troppo secchiona, ma ti adoro lo stesso. Grazie, grazie mille. Comunque, troppo secchiona? No, io credo di no. Io per secchione intendo quella persona che tipo non esce di casa, non fa nulla, che non sa studiare, che non si concede divertimenti e non sono assolutamente io, anzi. Chiudiamo in bellezza con questa. Sei una persona che perdona difficilmente gli sbagli altrui. Falso. Vorrei poterti dire che è vero, ma non è così. Sono abbastanza polla da questo punto di vista, ci tengo tanto. Ahimè, finisco per, diciamo, perdonare cose che non dovrei perdonare, magari, non so, a volte mi arrabbio e dico sì, adesso, non so, tu non ti fai mai sentire, sei sempre, assente, non mi scrivi mai, sono sempre io quella che lo fa. Sì, mi arrabbio, sclero, Però poi alla fine perdono sempre, cioè per perdonare intendo fare finta che non sia successo nulla. Su questa cosa ci sto ancora lavorando perché è
è difficile, cioè è molto difficile, ve lo assicuro. E nulla, detto ciò, io spero che questo piccolo video vi sia piaciuto. Era una prova, non so, vedremo se la riproporrò. E vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.